siamo alla SMO, sono lavorati metallici Ottini, capitano Michele Ottini non c'è, a quest'ora è andato a cena, ma abbiamo uno dei nuovi elementi di questa compagine che ricordiamo è una di quelle che ha contribuito a costruire il karting endurance in Italia. Lorenzo Maidati che invece arriva dal settore della velocità, dai monomarca, però ora mi sembra che si stia trovando bene con il karting endurance. Lorenzo. Sì, è una competizione comunque molto più diversa rispetto ai due tempi, perché alla fine qua le gare molto più lunghe, molto più di testa, quindi bisogna lavorare proprio sul decimino continuo per ore e ore, stint di gara molto precisi, non sbagliare un sorpasso e le gare sono completamente diverse, però bisogna essere molto molto precisi. Però sono gare comunque veloci, non sì. Sì, perché qua la competizione tra i primi, vedi che tra i primi 10 c'è una lotta di continue sorpassi di posizioni, strategia di pit stop, che è una cosa completamente diversa, ma con una competizione altissima. Infatti il nostro capitano, le volevo chiesto per salutare, Gabriele Meda, capitano non pilota, ma ormai bisogna esserlo, non si può più, con questa evoluzione ci ha confidato oggi che ormai non si vince più sui giri, ma sui secondi, una 24 ore. Sì, anche le ultime 24 ore che siamo andati in Francia, tra i primi due c'erano tipo 20 secondi, noi siamo abbiamo fatto terzi a 10 secondi dei secondi, quindi alla fine è una roba oramai alle soste calcolate, al mezzo secondo proprio. Insomma, i distacchi a giri sono rimasti alla 24 ore, le manco la vera delle macchine, ma qui basta poco e si esce dalla prima schermata dei tempi. Grazie Lorenzo, bocca al lupo. Grazie.